Eliminato l'olio dal motore, è il momento giusto per verificare ed eventualmente sostituire i dischi frizione. Il carter frizione è avvitato da viti di differente passo. È obbligatorio quindi rimetterle nella giusta sede. Per essere sicuri di non commettere errori, basterà riporle in fila su un piano memorizzando il senso di smontaggio. Dopo averle allentate tutte, rimuovetele usando sempre la comoda chiave a tubo. Quando il coperchio è libero, è possibile toglierlo. Fate attenzione a non rovinare la guarnizione in gomma. Smontate le viti del pacco frizione incrociando l'ordine. Le viti scorrono dentro a molle contenute in bicchierini di acciaio. Una volta rimosse le viti, si può sfilare lo spingidisco, cioè il disco più esterno del pacco che tiene fermi i dischi veri e propri della frizione. Girando lo spingidisco si può verificare lo stato di usura del cuscinetto. Rimuovete l'albero di spinta per poterlo controllare e pulire. Adesso si possono togliere i dischi sfruttando le scanalature presenti sulla campana della frizione, facendo attenzione a rimetterli nella sequenza originaria. Anche per questa operazione è consigliabile il libretto di uso e manutenzione. Prima di rimontare i dischi è consigliabile verificarli e lubrificarli con olio specifico. Con l'ausilio di un calibro elettronico si passa a controllare lo spessore dei singoli dischi in almeno 4 punti della loro circonferenza. Importante è anche verificare lo spessore delle parti sporgenti del disco, soggette a usura dato che vanno a contatto con le scanalature della campana della frizione. Poi posizionate uno a uno i dischi su un piano di rettifica per controllare che non siano deformati. Un disco deformato non rimane perfettamente a contatto con il piano. I dischi con righe riscontrabili al tatto o di colore violaceo vanno sostituiti perché si sono surriscaldati durante l'uso. L'operazione va effettuata anche con i dischi condotti. Inserite ora i dischi nella campana, ricordandovi di rispettare il verso e la sequenza originaria descritta dal libretto di uso e manutenzione. Solitamente la sequenza prevede un disco conduttore, ovvero quello su cui è presente il materiale d'attrito, e uno condotto. Nel rimontare l'albero di spinta, fate attenzione a rispettare il verso di inserimento, suo e dei suoi componenti accessori. Un po' di grasso specifico sul piattino a contatto con lo spingidisco esterno è una buona regola per preservare nel tempo l'integrità degli organi, anche se sono di norma immersi nell'olio. Riposizionate il cuscinetto a rulli nel verso corretto, lubrificandolo a sua volta. E dopo aver rimesso anche la rondella finale, rimontate lo spingidisco esterno. Le molle vanno rimontate seguendo uno schema a croce. Prima si puntano le singole viti e poi si procede ad avvitarle completamente, sempre seguendo lo schema della croce. In questo modo lo spingidisco verrà stretto in modo uniforme. Anche il serraggio finale va eseguito stringendo le viti alternatamente. Nel riposizionare la guarnizione, prestate attenzione a non torcerla o rovinarla.
Rimontare il coperchio è facile, ma attenzione a rispettare la sequenza corretta delle viti. Anche in questo caso è opportuno in primo luogo puntare le viti e successivamente passare alla fase di serraggio completo.